Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio dinanzi al santuario di Santa Maria delle Grazie. Chissà quante persone, quanti pellegrini, quanti devoti sono stati qui e hanno trascorso dei momenti di intensa preghiera anche accanto a Padre Pio. Ad esempio, il racconto che arriva dal dottor Pietro Castriota. Testimoniò nel 1957 a Padre Ruggiero del convento di San Giovanni Rotondo. Il dottor Castriota aveva un fratello, Padre Tarcisio, dell'Ordine degli Osservanti. Il dottore dal 1950 risiedeva a San Giovanni Rotondo e solo da 3 anni era salito al convento, qui. Durante la guerra era ufficiale medico nella ex Jugoslavia e fu fatto prigioniero dai tedeschi. Riuscì a fuggire, si unì quindi ai partigiani che lo trattarono molto bene, lo fecero anche rimpatriare su una motonave, arrivò a Barletta, poi riuscì a tornare. Fu caldamente accolto nella sezione del Partito Comunista. Fu nominato anche ufficiale medico, prima a Manfredonia e poi qui a San Giovanni Rotondo. Dal 50 al 54 non era mai salito in convento. Possiamo immaginare il motivo, no? Nemmeno era stato attirato dalla curiosità. Però un bel giorno, anzi una notte, fece un sogno strano. Sognò Padre Pio che gli diceva: ti aspetto in convento, quando vieni? Al che il mattino seguente, di buon'ora, il dottor Castriota venne qui, attese in sacrestia il suo turno insieme agli altri compaesani qui di San Giovanni Rotondo per confessarsi da Padre Pio. È lui stesso che racconta questo. Andiamo quindi sul virgolettato. Appena mi presentai, Padre Pio mi abbracciò dicendo: figlio mio, quanto ti ho atteso. Mi confessai tra un proluvio di lacrime. Questo attestò nella sua testimonianza lo stesso dottor Castriota, che poi aggiunse: dopo qualche tempo, incontrandomi anche con mio fratello, padre Tarcisio dell'Ordine degli Osservanti, eravamo nel corridoio del convento della clausura, padre Tarcisio e padre Pio incrociarono i loro sguardi e gli disse: allora, padre Tarcisio, gli disse padre Pio, hai visto che avevo ragione proprio io? Al che padre Tarcisio scoppiò a piangere proprio dinanzi al fratello e dinanzi a padre Pio. E il dottor Castriota gli chiese: ma perché stai piangendo? Quando tu eri a Manfredonia, gli raccontò il fratello davanti a padre Pio, e facevi tanto male con il tuo partito comunista, io venni proprio qui in convento da padre Pio e mi venni a raccomandare a lui. E gli chiesi: ma padre, è possibile che quest'uomo ha un fratello sacerdote ed è così cattivo e continua ad essere ancora cattivo? E padre Pio lo guardò e gli disse: non ti preoccupare, lui tornerà. E padre Tarcisio, con le lacrime agli occhi, si girò verso il fratello e gli disse: ecco perché piangevo.